Anche oggi, a causa della neve e del vento, ai quali si aggiunge il pericolo valanghe, sono sospese le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio scorso. I soccorritori però proseguono nello studio dello strato della neve e del possibile pericolo slavine, ma non si arrendono. Domani, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le ricerche riprenderanno anche grazie al georadar. Resta in piedi l'ipotesi di un nuovo battipista. Sono una quarantina le donne e gli uomini impegnati sia nelle ricerche via terra sia attraverso l'ausilio degli elicotteri. Proprio per non mettere a repentaglio l'incolumità di chi sta operando, si stanno effettuando ulteriori considerazioni di bonifica della zona di Valle Maie Lama interessata dalle tre valanghe per scongiurare ogni rischio eventuale. Al quartier generale di Massa d'Albe c'è attesa, ma nessuno sta con le mani in mano. Gli stessi cittadini cercano di rendersi utili, portando conforto umano e materiale ai soccorritori. Nei pensieri di tutti ci sono i volti dei quattro amici dispersi, i giovani fidanzati Gianmarco Degni e Valeria Mella, 26 e 25 anni, il commerciante Tonino Durante, 56, e l'ingegnere 31enne Gianmauro Frabotta, uniti dal grande amore per la montagna.